Salve a tutti amici, eccoci qua. Che cos'è? Ma che cos'è questa cosa? Questa è la nuova attività, quella di cui già su Facebook girarono le voci. Apre qua, apre là, apre su, apre giù, apre due portelloni. E scende Andrea. Scende Andrea che vi spiega che cos'è Fishing Evolution Travel. Fishing Evolution Travel è la prima in Italia attività itinerante di pesca sportiva. E come potete ben vedere, primo negozio itinerante di pesca con un bel numero di telefono e tutto quanto, ma questa è la parte posteriore, anche se a noi il posteriore a volte piace di più. Passiamo sul laterale. Vi voglio presentare la nuova realtà della pesca sportiva e ve ne parlo. Nel frattempo, salve Massimo. Salve. Una ridicola per favore, che devo andare a pesca. La comodità di trovare l'esca sul posto di pesca non è da tutti i giorni, ma da oggi è possibile con Fishing Evolution Travel. Ci saranno delle... ve ne parlo dopo. Fammi vedere la renicola. Scegli! Bellissima. Che spettacolo. Praticamente ho fatto questa ripresa e vi spiego perché. È la prima uscita ufficiale del Fishing Evolution Travel. Siamo al raduno degli amici dell'SC Roma che oggi organizzano il trofeo di Natale. E puoi rimetterla in frigo, grazie, ci vado dopo. Pesca. Oggi organizzano il trofeo di Natale e siamo venuti a fare da supporto alla Bad Bass, visto che oggi c'era anche l'evento Bad Bass con la presentazione delle varie canne, e a fare da supporto comunque come negozio. Cosa facciamo? Facciamo proprio questo. La Fishing Evolution Travel farà da supporto a tutte le manifestazioni, gare, trofei provinciali, a chiamata naturalmente, o direttamente ci troverete lì. Abbiamo noi la possibilità di modulare il negozio a secondo dell'esigenza. Oggi siamo in un raduno di surfcasting e quindi il negozio è praticamente allestito nel surfcasting. Andremo nei raduni di acque interne, sempre là dove ci vogliono naturalmente, perché da qualche parte posso capire che magari qualcuno può non volerci. Andiamo in un raduno di acque interne? Sì, giusto? Una gara. A posto delle tre pezzi troverete magari delle rubasien, a posto delle sedie da surf troverete dei banchetti, a posto di tutti gli accessori da surf troverete gli accessori classici della pesca al colpo acque interne e così via. Organizzeremo le varie gare, i vari trofei, organizzeremo noi le pescate con le braciate solite nostre, ma avendo sempre il supporto. Non dovete pensare più a portarvi l'esca da casa, la trovate sul posto. Non dovete pensare più, mi sono scordato le batterie della lampadina da testa o chissà che cosa, le troverete tutte sul posto. Qual è il vantaggio del Fishing Evolution Travel? Ve lo dico subito. Siamo in inverno, silenzio cagnolino per favore, siamo in inverno e adesso verrà, diciamo, messo su strada nei fine settimana e appunto in queste situazioni qua, quindi tutto ciò che riguarda manifestazioni organizzate. Per ciò che riguarda l'estate troverete il nostro Fishing Evolution Travel, o più di uno, poi parleremo anche di questo, nei punti strategici, almeno quelli che riguardano il Lazio, perché noi siamo della regione Lazio. Poi c'è un discorso di ampliamento, per chi magari, a chi interessa questo discorso, possiamo creare una bella rete, ma là ne parliamo in un altro video o magari dietro una scrivania. Per ciò che riguarda l'attività, vi ripeto, è modulabile, soprattutto d'estate sarà destinata in quegli spot particolari più gettonati, più battuti dai pescatori, e soprattutto avrà la possibilità di lavorare in orari in cui i negozi di pesca sono chiusi. D'estate, già a partire dalla primavera, troverete il nostro Fishing Evolution Travel alle 10, alle 11 di sera per prendere l'esca e andare a pesca, cosa che magari se dovete decidere di andare a pesca due ore prima delle 11 di sera non potete andarci perché i negozi sono tutti chiusi. Beh, questo no, abbiamo degli orari particolari che possiamo comunque portare avanti. Come facciamo a trovarlo? La domanda è questa. Sì, ho capito, ma come lo troviamo? Perfetto. Tramite Facebook da oggi potrete sapere dove saremo, perché quotidianamente, ogni volta che il Fishing Evolution Travel si fermerà ad uno spot, ad un posto particolare, foto Facebook, oggi siamo qui da tale ora a tale ora. Tramite i nostri contatti ufficiali, quindi fishingevolution.com, che sul nuovo sito che andrà in online subito dopo Natale ci sarà proprio l'angoletto apposta Fishing Evolution Travel,
tramite mail, tramite WhatsApp, quindi il numero di telefono è sempre quello dell'SMS, ma soprattutto, ascoltate bene, tramite, e qui ci vuole la pausa, un'applicazione che potete scaricare sul vostro Android. Dove siamo? Vi collegate all'applicazione e vi collegate direttamente al GPS montato sul nostro Fishing Evolution Travel, che vi dice dove siamo in quel momento. Tramite quell'applicazione poi sarà possibile anche prenotare le esche, ma su, è vero che siamo un passo avanti, ma non vogliamo farne due adesso. Iniziamo così. Questo è quello che oggi abbiamo portato per ciò che riguarda il trofeo di Natale, quindi saluto e ringrazio anche gli amici dell'SC Roma che mi hanno dato questa possibilità. Ringrazio la Bedbus che ci ha fornito anche i vari sponsor per la giornata, oltre agli sponsor e agli omaggi del trofeo. E cosa dirvi? Le esche. Abbiamo tre frigoriferi dedicati. Uno totalmente per il bigattino con il suo motore, uno per le esche vive con il suo motore, uno per l'arenicola, perché come ben sapete l'arenicola ha la sua temperatura, ce l'abbiamo. Per ciò che riguarda gli accessori, vi ripeto già che non è un problema per qualunque spot di pesca, perché vengono cambiati e modulati a secondo dell'esigenza. E per ciò che riguarda i prossimi incontri, ragazzi, che vi devo dire? Seguiteci, già lo so che ci seguite, perché dal momento che mi state guardando, comunque mi seguite. Seguiteci ancora di più a sto punto, perché questa è l'attività che farà parlare di sé, ma soprattutto è l'attività che cambierà un po' il modo di interpretare la pesca e di organizzarsi per ciò che riguarda voi, il pescatore stesso. Noi non dovete andare voi a cercare la merce per andare a pesca, ma ci facciamo trovare noi dove andate a pesca voi. Che dirvi? Vi saluto, al prossimo appuntamento, e per ora vi saluto.